Questa è la colazione di un pomodoro tagliato, frittata, tè, la famosa zuppa di miso con funghi porcini, probabilmente quelli di ieri, qua non lo so, qua non ne parliamo, riso in bianco scaldato, daikon con la pala. Questa è Ornella che è immersa totalmente in questo mondo. Io non so se riuscirò stamattina a mangiare questa roba. E dopo l'esperienza nel Ryokan, stamattina andiamo a Naga. Stiamo assaggiando un altro cibo tipico di questa zona, vedremo anche come viene lavorato. Abbiamo appena scoperto che si chiama Yumogi Mochi e viene fatto a Nara. Dentro c'è una crema di fagioli. Ed ecco il tentativo di nutrizione. Li lascio a terra però. Cioè questi qua proprio servizio a domicilio. Nutriamo anche qualcun altro. Ecco il gelato mix vaniglia. Tè verde, assaggio. Giustamente. Non ci crederete, ma oggi mia moglie ha voluto assaggiare la pizza dei giapponesi. Siamo a Nara. A primo impatto non sembra male, devo dire la verità. Pure l'impasto. Praticamente è grande quanto la mia mano, non so se potete osservare. Abbiamo spazzolato tutto e dobbiamo dire che... Allora, la pizza... non era male perché l'impasto lo sanno fare, il pomodoro era buono, ma la mozzarella non c'è, c'è il formaggio, però dai, si può fare, veniteci. Si chiama Napolis Pizza Cafe. Cioè non partite da Napoli per venire qua a mangiare la pizza. Se vi trovate a Nara e la volete mangiare, questo è il locale. Ciao. Sì, ora andiamo a vedere il Fushimi Inari.
Allora, se volete bruciare calorie, questo è il posto adatto. Salire. Vabbè, ma non ne vale la pena, comunque non siamo scintoristi. Scendiamo. Continua ad essere sempre più inquietante. Continua di sera, di notte. Mamma mia. Abbiamo scoperto che cosa sono tutti questi tori. Praticamente il dio che loro venerano si chiama Inari. Questo Inari è stato visto sempre come il patrono degli affari. Tant'è vero che gli artigiani e i commercianti venivano qui a venerarlo. E infatti tutti quei tori che stanno in altri video che vedrete, questi pali rossi, sono stati donati da... ognuno da un'azienda diversa. E infatti le volpi che sono dappertutto praticamente in questo tempio, in questo complesso di templi, hanno in bocca una chiave del deposito del riso. Depositi del riso, quindi della, probabilmente della prosperità in Giappone. Esatto. E quindi loro, donando questi tori, volevano assicurarsi la prosperità. Esatto, quindi tutti questi tori che sono stati donati da queste aziende in pratica ci fanno capire come diciamo si mischia il sacro con il profano, perché non si venera solo un dio in particolare, ma le aziende insomma hanno portato queste cose pur di avere i soldi. E oggi, tutt'oggi, si vanno a spendere dei soldi per andare a vedere queste strutture, che ad ogni angolo ci sta praticamente il posto in cui si può donare. Che non ci diamo più a fuoco. Niente. Si dona, si fanno tutti questi riti che fanno loro, queste preghiere, quindi devono solo ringraziare le aziende che vanno a fare. Ciao, non siamo più a fuoco. Non siamo più a fuoco. I belong to you. Do just what you want. Oh.